io comincerei proprio con un ringraziamento a Mauro, che è stato presente a tutte le date e con grande pazienza le ha registrate tutte. Ma quei soldi che mi dai, io vengo ovunque. io vengo ovunque, mi sono innamorato, per forza. Se ci fossero persone che lavorano come te, in tutta la regione, sì. No, cinque sono troppi, conoscendolo sono troppi. Dunque, iniziamo, diciamo, con il famoso detto pochi ma buoni. Ma questo perché? Perché, come vi devo, abbiamo un sacco di cose continuamente, abbiamo anche il buon senso di farle in concomitanza. Perdonatemi la piccola cosa, però voglio dire, un po' mi dispiace, non tanto perché abbiamo oggi due ospiti d'eccezione, uno li rivedremo entrambi, quindi fortunatamente avremo modo, perché a mia destra avete Maurizio Pellegrini, che oltre ad essere, tra l'altro, per me una persona speciale, perché tutto quello che ho imparato con il video, per fare documentari, eccetera, eccetera, ho imparato da lui, perché è il mio mentore e maestro. Quindi non solo è funzionario della sovrintendenza, è direttore archeologo, ed è autore, fotografo di grande livello, è stato primo fotografo in Iran durante la guerra, quindi voglio dire, viene proprio dalla gavetta per la vera, quindi anche tecnicamente, diciamo, un profondo conoscitore di quello che è la cinematografia. E Maurizio lavora oggi ancora in sovrintendenza, è produttore indipendente, ha fatto diverse cose e questa sera facente parte di una serie che ha fatto, diciamo, per la quale il protagonista Ramiro Mingarelli, un archeologo che ha fatto, lo spiegherà lui prima, è un grande nome dell'archeologia, che riguarda il nostro territorio non solo, ha fatto, tra queste cose, ha realizzato un documentario sulla storia del vino, un'Italia antica, che si chiama Vinum. Questo oggi lo vedremo insieme a lui, ce ne parlerà lui e ci dirà. Però ci tengo a dirlo, perché faccio un'anticipazione: il 22 di questo mese tornerà con Fabio Isman, che è un giornalista del Messaggero, perché Maurizio è stato uno dei cacciatori, e posso usare questo termine veramente, perché lo ha inseguito per tutta Europa, è stato uno degli uomini che ha grandemente contribuito alla cattura di Giacomino Medici, che è uno dei ricettatori più importanti, più famigerati del mondo. Maurizio lo ha inseguito, lo hanno placcato a Ginevra nei magazzini, lo ha scoperto grazie a delle fotografie che è riuscito a collegare, e fino a portarlo all'arresto. Era stato incaricato dal Stato italiano di seguire questa indagine e l'ha portata a termine. E sarà un incontro, guardate, io ne ho parlato con lui diverse volte, ho visto delle cose, non ho fatto vedere. Credetemi, sarà un'esperienza incredibile, veramente bella. Fabio Isman ha scritto un libro sulla cosa, quindi si intitola proprio Predatore dell'arte perduta, e quindi pensate voi. Quindi Maurizio inizierà questo racconto di oggi, al quale sicuramente più tardi si avvicinerà gente che viene da su, e si proseguirà poi. Con Sergio Grasso, che è una persona straordinaria. Sergio Grasso, vi devo raccontare questi episodi così capite. Milano, siamo appena usciti da Milano dalla presentazione della mostra di Alessandro Magni, che, scusate se apro e chiudo la parentesi, nell'ultima, chi era presente all'incontro con Orsinger, con Giampiero della RAI? Abbiamo presentato Alessandro Lima, dove abbiamo parlato di questa mostra su Alessandro Magni, così come sul canto di Bernardo del film, che qualcuno, non mi ricordo lì, perché non ci faccio caso, però ha scritto sul web che avevo proposto di piazzarlo alla RAI, che ha Luciana Lira, di non glielo darei mai, perché non c'ha senso, no? Uno che fa documentari e poi fa una divulgazione, comunque poi metterli in vendita o che sia, lo metto RAI in onda, buonanotte, me lo sono giocato e bruciato. Eravamo fuori questo autogrill, prendiamo una merendina, una pasta alle mele, la prende, la mette in bocca, mentre fa il calcino, fa, non capisco perché così.
ci mettono il burro di margarina insieme al tetuaggio, se tu hai presente, questa è una cosa mila, quando presente, cioè, questa è antropologa alimentare, quindi se oltre ad essere autore RAI, tra le varie cose che ha fatto, parte programmi suoi, Grasso Non Troppo, sulla 7, eccetera, eccetera, ma è anche autore della Prova del Cuoco, credo la conosciate tutti, quindi ecco. Sergio è un passato molto lontano. Lontano quanto vuoi, però fatto, credo che abbia doppiato, tu ci abbia una ventina di lavoro di doppiaggio sulla Prova. 25 anni di lavoro. 25 anni di lavoro, quindi è un personaggio di grosso calibro, di grasso calibro, come dice lui. Ed è antropologo alimentare e ci racconterà quindi questo vino da un altro punto di vista. È un vino, come sapete tutti, è il protagonista delle nostre tavole, ne siamo orgogliosi e siamo famosi in tutto il mondo per questo, per questa grande arte, lasciatemelo dire, che sappiamo, diciamo, portare avanti e coltivare con tante altre. Quindi io direi di aver annoiato abbastanza per questa apertura oggi, quindi do la parola a Maurizio e do inizio a questo nostro incontro. Io, come al solito, penserei di mandare subito il video, non so se sei d'accordo. Hai carta bianca. E poi, così, a freddo, e poi semmai io parlo un po' del video, visto che effettivamente cioè, il vino o l'alimentazione non è la mia specializzazione, però siccome sono amante del vino, siccome il Ministero anni fa ha fatto una grossa manifestazione Cibi e Sapori d'Italia Antica, e io in quel momento ho deciso di fare una cosa sul vino, e per cui manderei tranquillamente il vino, il video dura 20 minuti e poi abbiamo tutto il tempo per chiacchierare. Bene, ok. Egregio amico, torno a scriverle qui dalla necropoli della banditaccia di Cere per confidarle le mie fantasie e una teoria che da tempo mi seduce. A volte mi fermo a pensare, davanti a un robusto e buon bicchiere di vino, alla storia che si respira intorno a questo nettar. Che non siano stati gli Etruschi a introdurre il vino in Italia è pensiero comune. E abbiano contribuito all'arte del produrlo e alla sua diffusione è altrettanto certo. Ma a me piace pensare che il vino e tutta la cultura ad esso riferita fosse stata da tempo in loro possesso. Immagini, caro collega, di avere a disposizione infinite piante di vite selvatiche. Dopo averne mangiata a volontà i frutti, per sfruttare al massimo ciò che la natura le pone a disposizione, ne metta quello che rimane in un recipiente, un otre di pelle, ad esempio. La pressione degli acini l'uno sull'altro produce un liquido denso e il lievito presente in natura sulla buccia del frutto fa il resto. Se consideriamo infatti che il lievito ha le stesse capacità di quello utilizzato per il pane e la birra, alimenti in cui l'azione dell'uomo è indispensabile, possiamo dedurre, a mio avviso,
che la scoperta del processo di fermentazione del lievito sull'uva avvenne prima del suo impiego per i cibi e le altre bevande. Ad onor del vero, suppongo le possa apparire stravagante che uno studioso rimanga meravigliato delle scoperte dell'uomo, ma del resto sarebbe ancor più singolare confinarle solo al caso. Orbene, è suggestiva la teoria che le ceramiche del sesto, quinto millennio avanti Cristo, rinvenute nelle antiche terre al di là del Mar Nero, contengano le prime tracce di vino. E verificare ciò sarà compito dell'archeologo a venire. Tuttavia, è mio convincimento che la mancanza di tali tracce su materiali di periodi anteriori non sia prova indiscussa dell'assenza della vinificazione. Infatti, solo con l'invenzione della ceramica il vino può essere conservato più a lungo e allo stesso tempo le sue impronte possono giungere fino a noi. Con la scoperta della magia del seme e quindi del potere sulla vita, nel Neolitico la vite vinifera selvatica viene mutata in vite domestica e i procedimenti di vinificazione progrediscono. Mio caro collega, come sempre l'esperienza e l'osservazione sono mezzi preziosi per risolvere qualsiasi problema e quindi per evitare la traspirazione della ceramica che ancora non conosceva l'invetriatura, l'uomo utilizzò altri prodotti. Penso alla pece, alla resina, alla cera mista al miele e in seguito all'utilizzo di una melma di argilla finissima che dopo la cottura creava una parete impermeabile e impediva l'alterazione del contenuto. La pece, che poteva dare al vino un sapore troppo intenso, venne utilizzata principalmente per chiudere ermeticamente le anfore, mentre per la sua vischiosità e soprattutto per la sua proprietà medicamentosa fu premiato l'impiego della resina. In verità, già prima dell'arte dello scrivere, l'uomo sapeva produrre una bevanda alcolica ricavata dal miele, l'idromele, che per secoli ha accompagnato o sostituito il vino laddove la vite non era prospera. Dal Medio Oriente, poi, il vino e la conoscenza del produrlo sono giunti in tutto il Mediterraneo, come dimostra l'iconografia più antica. Mio caro amico, come ben sa, nel nostro mestiere le tracce dell'antico hanno una posizione di privilegio e metterle in luce ci riempie d'orgoglio. Il sapermi calare però nella mente dell'uomo che andava a studiare attraverso le sue produzioni mi ha dato ancora più appagamento. Fin dall'epoca più remota il vino greco era conosciuto tra gli italici, giunto a loro dalle migrazioni dei popoli o grazie ai commerci di mercanti navigatori. Ebbene, anche la mitologia appare ripercorrere lo stesso tragitto, attribuendo a Dioniso il trasporto della vite da una cultura all'altra. Il dio viene rappresentato spesso in presenza di un asino e con in mano un ramo di vite. Egli raffigura l'officerante del simposio e l'artefice delle danze orgiastiche tra menadi e satiri ebri, forse anticipatori del teatro. Funflu e Pacco sono gli appellativi che gli Etruschi e i Romani utilizzarono per indicare lo stesso dio. La conoscenza del vino dunque sembra provenire dall'Oriente, sebbene una così grande ricchezza di ambienti ideali per la vite non può non farci pensare che l'arte della vinificazione fosse già conosciuta nel mondo occidentale. La parola wino, da cui deriva vino, è condivisa da molte lingue, non solo indoeuropee, antiche e moderne. Nella lingua etrusca ritroviamo vinum. Non avrà dimenticato l'inatteso ritrovamento della mummia di Zagabria con le sue bende, dove
viene ripetuto più volte. Il termine migra poi al latino e da qui giunge sino ai giorni nostri. E ancora, l'esistenza di due diversi modi di coltivare la vite e l'uso di vitigni differenti possono indurre l'ipotesi che gli italici già conoscessero il vino prima delle colonizzazioni greche, anche se in forma meno raffinata. I greci, infatti, utilizzavano la vite domestica proveniente dal Caucaso in pianti bassi per sfruttare il calore del suolo e potatura annuale per una produzione più qualificata, mentre gli etruschi maritavano vite silvestre su impianti vivi, per lo più olmo e acero, sicuramente per una produzione più abbondante ma di qualità inferiore. Finalmente, viva Dio, anche l'Etruria divenne arte, perfezionandosi poi con l'impiego di impianti a pergola e l'utilizzo di altri vitigni. Pur mantenendo le importazioni dalla Grecia, gli italici iniziarono a produrre un vino di qualità sempre migliore, tanto che in seguito il vino etrusco si diffuse in tutto il Mediterraneo, come i rinvenimenti più recenti confermano, a tal punto che i romani ed i celti apprezzarono in modo particolare il vino di queste terre. Mi affascina molto pensare che questa divergenza di impianto della vite sia la prova decisiva della conoscenza della viticoltura da parte degli etruschi prima dell'influenza greca. Il nome di alcuni vitigni etruschi, poi, è giunto fino a noi grazie agli autori latini. Ricordiamo il Sopina, l'Etesiaca, la Talpone, l'Alpiane e infine la Conseminia. Dopo la raccolta i frutti venivano pigiati in piccoli contenitori e con l'aumento della produzione vennero utilizzate vasche costruite o ricavate nella pietra. Grande fascinazione trasmettono i rituali che dovevano accompagnare la vendemmia e la pigiatura dell'uva nell'antichità. Riti che sono rimasti pressoché invariati nel tempo fino ai giorni nostri. Fondamentale importanza assumeva la musica, come d'altra parte per tutte le principali attività della vita quotidiana, che rallegrava la vendemmia e scandiva il ritmo della pigiatura come in una danza. Questo è testimoniato dalle scene di vendemmia che decorano i bellissimi vasi greci giunti a noi in grande quantità dalle necropoli etrusche, dove l'estasi mistica, indotta dalla presenza del dio Dioniso, veniva simboleggiata da tralci e grappoli d'uva, dai contenitori di vino e dalle danze sfrenate delle menadi e dei satiri. Per separare il mosto dallo scarto degli acini, sono state utilizzate molteplici tecniche. Inizialmente si torcevano piccole quantità del prodotto della pigiatura dentro tessuti a maglie larghe o attraverso l'uso di cesti intrecciati fino ad arrivare al torchio manuale e poi meccanico che ancora noi impieghiamo. Con la massiccia colonizzazione della penisola italica da parte dei greci, il vino, ma soprattutto i riti che ne accompagnavano l'uso, vengono trasmessi alle classi gentilizie delle popolazioni centro-italiche. Insieme ai vini prelibati prodotti in Grecia, venivano importati anche gli strumenti del simposio. Di fatto, al consumo del vino era legata una vasta gamma di contenitori e suppelletti in ceramica, spesso dipinta, in bronzo ed in metallo nobile, che venivano disposti nella stanza del simposio su tavolini davanti ai letti. I vasi potevano essere contenitori per tingere, servire ed infine bere. Le prime immagini del simposio in ambiente italico le possiamo ammirare nelle lastre di Murlo, dove sono rappresentate le prime forme di vasi importati. Ecco apparire crateri, tazze, coppe senza piede e a vasca alta. Il cratere, nelle sue molteplici varianti, a calice, a colonnette, a campane e a volute, era un ampio recipiente nel quale si mescolava il vino con l'acqua, a volte anche acqua di mare, nelle proporzioni fissate dall'ufficiante.
lucido veniva insaporito con miele, farina d'orzo, diverse erbe aromatiche, frutta e addirittura formaggio di capra grattugiato. Mi preme sostenete che forse l'uso di grattugiare formaggio nel vino e di aggiungervi farina d'orzo è derivato dalle storie ispirate ai racconti omerici che venivano cantate durante i banchetti. Sappiamo anche che la bevanda a infuso era riscaldata d'inverno o raffreddata in estate in appositi contenitori. Il vino così insaporito era poi attinto dal cratere con un chiatos e versato in una brocca, lo enocoe, con cui si serviva ai partecipanti che lo sorseggiavano in profonde tazze con alti manici, i cantaroi, oppure in coppe ad ampia vasca, le chiliches, munite di doppia ansa. A volte, in particolari occasioni, veniva usato anche il cantaros geniforme, con evidenti riferimenti a Dioniso. Vorrei anche ricordare una forma particolare di vaso botorio, il riton, dalle sembianze di testa di animale e stupendamente decorato, ritrovato in molte tombe etrusche e nelle sepolture delle colonie greche del sud Italia. Il suo utilizzo proviene direttamente dalle forme imitanti i corni potori usati in Oriente. Accanto ai vasi, poi, non mancavano mestoli, grattugi e passini, oppure l'imbuto, dotato di filtro che serviva per liberare il vino dalle impurità e dai residui degli aromi. Per il particolare rilievo che questi utensili rivestivano nel banchetto, venivano impiegati spesso metalli e soprattutto il bronzo. Tutti questi elementi del simposio erano legati al cerimoniale di importazione greca e costituivano la rappresentazione simbolica della pratica conviviale nell'aldilà al cospetto di Dioniso e delle altre divinità, cui il vino veniva offerto quasi a garantirsi la vita eterna. Le popolazioni italiche hanno fatto proprio e mantenuto nell'arco del tempo l'uso del bere il vino in comune, modificando i manufatti in sintonia con le trasformazioni culturali e sociali. Al banchetto e al simposio la donna etrusca, come del resto la donna italica, partecipava a pieno diritto, meritandosi l'appellativo da parte dei greci di donna di facili costumanze. Per rallegrare i commensali era praticato il gioco del cottabos, una sorta di tiro al piattello, utilizzando il fondo delle libagioni carico di residui. A completare il banchetto non può mancare la musica, che allieta con piacevoli melodie la tavola dei commensali. I musici sono accompagnati talvolta anche da acrobati, cantanti e danzatori. A suono del suplu, doppio strumento a fiato principe dell'arte musicale etrusca, impiegato in tutti i momenti della vita civile e religiosa, i danzatori, con vari movimenti corporei e vivaci giochi delle mani, contagiavano gli spettatori, allietando i loro animi. Il ruolo di Dioniso, le forme di religiosità e il cerimoniale che si definirono intorno al consumo del vino sono continuati, orbene, sino ai giorni nostri. E l'importanza del simposio è rimasta talmente radicata nella cultura occidentale che addirittura la Chiesa Cattolica l'ha ricondotta ad un momento fondamentale della Messa, e anche i simboli di Dioniso sono stati trasformati e trasferiti in quelli del Cristo. Thank you.
Non capito. Allora, come ho già accennato, il video è stato pensato in occasione della manifestazione per i rituali Cibi e Sapori. Dietro ci sta uno studio, anche che, come ho detto, non era materiale della mia specializzazione, però amando il vino ho fatto una ricerca appropriata. Ma ho usato anche questo escamotage di mettere Raniero Mingarelli, archeologo fino all'800 e fino al 44, mi sembra, che ha scavato a Cerveteri, ma ha scavato anche in Centro Italia, e al quale dobbiamo Cerveteri, se è così, è merito suo, che l'ha scavata e l'ha resa fruibile. E anche il testo che può sembrare un po' difficile o un po' aulico, ma è proprio per renderlo simile ai suoi scritti. Noi abbiamo letto i suoi documenti, quello che lui scriveva, abbiamo cercato di riprodurre un linguaggio del 1900. Ho utilizzato degli attori e anche non attori. Mengarelli era perché non è più fra noi e non ha nemmeno visto il video montato. Lui ha seguito sia sul video La donna, della donna in Russia, La donna sia bella, e anche su questo, e effettivamente ha una somiglianza incredibile. Sul video La donna addirittura lui sempre scrive l'idea di questa lettera, testamento, che Mengarelli scrive ad un futuro archeologo, cioè a noi, e ci lascia quello che lui ha fatto, sperando che noi andiamo avanti. Non siamo andati molto avanti. Comunque, dicevo la cosa incredibile, quando alla fine del primo video, quello sulla donna, chiesto a Alessandro, si chiama Alessandro, non era dedicato a Barelli, ma è a Alessandro, l'interprete di Mingarelli, e gli ho chiesto di farmi una firma tipo questa, che ha fatto vedere la firma di Mingarelli, così facciamo vedere, lo facciamo finire solo la firma. E lui, alla prima prova, ha fatto la firma identica. Io sono un po' gelato, mi ha veramente sorpreso, pensavo di fare prove su prove, invece la prima mi ha fatto una firma identica. Poi ho utilizzato, questo lo voglio dire, un gruppo di amici, ma anche studiosi, ma anche saltimbanchi, attori, che è il gruppo Sinaglia, e tutte le musiche che io ho utilizzato, la maggior parte dei video, sono state fatte da loro, e gli strumenti, cioè le sonorità, sono veramente quelle antiche, perché loro hanno ricostruito gli aura, insomma, i flauti, la cetra, la citara, e tutti, per cui le sonorità sono quelle che si potevano ascoltare nell'antichità, e loro hanno fatto anche un po' da attori, per mischiare un po' di docu-fiction, anche se a qualcuno non piace, a me piace molto. E, niente, io posso soltanto andare avanti dicendo che tutto quello che è nel video presenta per il pubblico veramente la storia del vino, però le ricerche vanno avanti, c'è un gruppo, un'organizzazione, Vinum, che sta portando avanti altre ricerche, sono state trovate tracce di vite silvestre in un murale, in un deposito in Sardegna, date alle
sono altre scoperte di vite silvestre ma anche domestica in tutta Italia, e poi man mano si va avanti con gli studi si comincia veramente a capire che effettivamente i greci ci hanno portato un po' di cultura, non è che avevamo bisogno, insomma qui già stavamo bene. È normale che con gli scontri incontri di varie culture poi si progredisce. Io, visto che più di parlare faccio le disegni, le figure, lascerei la parola all'amico Grasso e per andare avanti su questo discorso. È da sempre l'uomo che sta dietro le quinte, dirige tutto, non ama le luci della ribalta. Quindi, grazie Maurizio, è stato bellissimo, io è un po' non lo vedevo, ma sempre, è sempre un grandissimo lavoro, grazie. Adesso tengo a dire che non ci sono stati sponsor, non c'è stato il ministero, non c'è stato nessun aiuto da parte di coloro che dovrebbero, che dicono che la cultura va promossa, che dicono che dobbiamo vendere, dobbiamo promuovere, divulgare. Non so, fatto tutto da solo. Un po' l'aiuto di Alessandro che mi ha aiutato per la tecnica, però insomma effettivamente le ricostruzioni, abbiamo ricostruito la Cline, non so se l'avete vista, questa quella l'ho ricostruita, abbiamo ricostruito o in parte rimediato tutte le attrezzature, l'olino come in bronzo, cioè tutti i vari materiali. La vasca dove abbiamo pigiato il vino è una vasca vera, è a Sovana, l'abbiamo rimessa a posto per fare questa finzione, però insomma è una vasca vera antica. Le damigelle, ora c'è qualche assessore alla cultura, c'è una direttrice di museo, non dico chi è, che ne si vergogna ancora di questo dire. Mi vede sempre, quando mi vede in giro, mi vede in malocchio, è un'amica, però insomma, effettivamente in gioventù si fanno queste cose. Ecco, voglio dire che non c'è bisogno di grande sborso di denaro, però se si deve promuovere, c'è bisogno di un aiuto almeno. Io ringrazio Maurizio per questa precisazione che ci riporta un po', se vi ricordate, chi era presente, a quello che ci ha detto un po' Giampiero, no? Anche della RAI, no? Giampiero è un archeologo, a quello che ci ha detto un po' anche Malnati, che ci ha detto, non mi ricordo chi era, che parlava che aveva una figliola archeologa, no? E raccontavano delle difficoltà che hanno per inserirsi, per fare. Anche Giampiero, nella stessa RAI, come avete visto, ha segnalato che il problema non sarebbe tanto quello del materiale, delle cose da raccontare, quanto il fatto che comunque per queste cose trovare i fondi è sempre una difficoltà enorme. E non perché sia qui, ma perché lo stimo già di per sé, come persona, che è una persona straordinaria, anche un grande amico, ma pensate che anche tutto quello che stiamo vedendo, tutto quello che stiamo facendo, tutto quello che siamo riusciti a fare, perché in fondo Etruscans è forse la rassegna più autorevole che è stata portata, lasciatemelo dire, a Viterbo da anni, perché ha visto protagonisti di calibro veramente importante. Dobbiamo tutto questo proprio alla Fondazione Carita e al suo presidente, che non si è tirato indietro neanche per un pezzetto così. Non solo poteva fare, ma tutto quello che gli abbiamo chiesto. Questo vorrei che facessimo un applauso, e qui lo facessimo alla Fondazione. Non ho aggiunto nulla, quindi è giusto. E adesso passiamo la parola all'affabulatore di folle, perché ascoltare Sergio Sergio, la difficoltà più grande che si ha è smettere di ascoltarlo, dovrebbe parlare per ore e tenerci inchiodati. Sergio, a te.